Silvano Campeggi è un mito per chi ama non solo l'arte, ma anche il cinema. Ricordate la locandina di Via Col Vento con il celebre abbraccio tra Vivien Leigh e Clark Gable? Ebbene, l'ha realizzata lui, come tantissimi cartelloni della Hollywood dei grandi colossal. Marilyn Monroe, Sophia Loren, Liz Taylor e tanti altri hanno avuto modo di farsi ritrarre dall'artista di Bagno a Ripoli, ospite in questa occasione della Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina. Nel 1945 al 1972 ha lavorato per le maggiori case cinematografiche americane, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal, Paramount, RKO, DR Film, realizzando più di 3.000 manifesti, come Un americano a Parigi, Cantando sotto la pioggia, West Side Story e molto altro ancora. Le opere di Campeggi sono il clou di questa mostra ospitata nelle sale della Fornace Pasquinucci dal sabato 10 aprile al 25 aprile domenica, in cui si tiene il classico appuntamento con la mostra collettiva dei soci che gestiscono l'ex Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina. Oltre una ventina sono gli espositori, tutti artisti dell'Empolese Valdelsa e della Piana Fiorentina con ottimi curriculum e che presentano le loro nuove creazioni. Molto partecipato il vernissage della mostra di sabato 10 aprile, iniziata alle 17, con tutti gli artisti presenti, tra cui anche lo stesso Silvano Campeggi, che ha voluto vedere come era stata allestita la propria mostra e incontrare gli appassionati. Due invece sono gli appuntamenti in programma nel corso dell'esposizione, entrambi sono a ingresso libero. Giovedì 15 aprile, Daniela Corsini, artista socia del gruppo Pasquinucci, presenterà alle 21.30 la sua opera di videoarte Mistero, realizzata con le musiche di Franco Cioci. Venerdì 23 aprile, invece, alla stessa ora, spazio alla rivoluzione umana, serata a cura di Alessandro Gigli, con pensieri e parole sul tema della cultura buddista. Oltre al noto cantastorie e direttore artistico di Mercanzia, parteciperanno altri ospiti artisti. L'esposizione, patrocinata dalla provincia di Firenze e dal comune di Capraia il Limite, è aperta tutti i giorni al pubblico, martedì escluso, dalle 17.30 alle 19.30, la domenica anche al mattino dalle 10 alle 12. Comunque chi si è perso le recenti mostre e gli eventi nel corso di quest'anno può andare sul nostro sito www.pasquinuccitv.tk oppure sul nostro canale YouTube, a cui il link fa il redirect, per visualizzare tutti i video integrali degli spettacoli, i servizi e le inaugurazioni. Prima di chiudere, passiamo invece adesso all'intervista con l'autore delle opere, Silvano Campeggi, grande ospite di questa collettiva del gruppo Pasquinucci e che ha voluto raccontare a Pasquinucci TV la sua esperienza e la sua avventura artistica. Perché Pinocchio? Perché Pinocchio? Pinocchio è venuto per caso. Ora, lo vedo che molti pittori hanno fatto la pinocchiata, si dice, va bene, e mi è capitato anche a me. A me mi è capitato in una maniera più normale. Io ho disegnato per come dire, la fondazione di Pinocchio di Collodi. Il presidente venne a una mostra mia e mi disse: certo, te, se tu facessi te qualcosa su Pinocchio verrebbe una cannonata. E io dissi: sarebbe per dirlo, ma non saprei cosa fare. Però col tempo, mentre passavo e disegnavo altre cose, intanto ci pensavo, mi vedete l'idea. Questa idea, la Marilyn, che li muda dei sottani, io la Marilyn lo disegnavo sempre. Ma sottani Pinocchio è da Pagliocco, cosa doveva fare? Il nasaccio? E allora da questa qui piano piano sono andato a trovare gli altri tempi, tutti i personaggi che ho conosciuto qui, non faccio qualcosa di banale, il birichino si nasconde insieme a James Bond, lì fa l'imitazione di Totò, e qui vedete i più belli sono questi qua, guardate. Qui ecco, io ho disegnato tutti i Tarzan, io ho messo insieme a Tarzan solo le facce. Fanno vedere, no? Bambi l'ha disegnato Walt Disney, però i manifesti gliel'ho fatti io. E allora lui che fa? Cerca la chiappa la farfalla.
questo che è molto bellino, con Pinocchio che Titti ha trovato Titti dentro l'uovo e il gattaccio lo sta imparare la mangano, è bella la mangano, ma l'idea non l'ho trovata, insomma sta a puntare di gambe. Silvano, un'altra cosa di cui siamo molto curiosi, il tuo incontro con Marilyn. Il mio incontro con lei è stato emozionante perché per me e per lei, lei era all'inizio della sua carriera, però a me il direttore della Warner Bros. Italiana mi chiamò per fare il manifesto del film che sarebbe Il principe e la ballerina. Però si fa un manifesto, non si fa un manifesto, si fa un ritratto suo che si mette nella prima del film, si mette all'ingresso a Roma e si scelse le fotografie e lei c'era lei con un boa che si sta, insomma, alla gazzina, e lui dopo riprende la crisi e dice sì, però si è fatto dalla fotografia, poi questo quadro era doppio 75, era 1,40 m, si è arrotolato e mi ha mandato a Hollywood e lei ha posato per me perché cioè, aggiungessi qualche pennellata del suo fascino, questo mi disse. E lei era impressionata, incredibile, era impressionata perché un pittore fiorentino veniva con la grande, sapeva veramente, mandò la segretaria, io anche allora avevo 30 anni, poco più, e mi disse sì, ma un giovane, allora vende, andiamo a tenda di danza, poi arrivò, e mi disse, fece una canzina, mi disse, maestro mi devo spogliare, direi proprio di sì, allora fece finta di spogliare, perché c'era il giornalista, c'era tutto. Niente, si è lavorato tutta la mattinata, poi si è fatto colazione insieme, hanno portato come nel cino, hanno portato la busta per colazione e mi diceva che quando sarebbe venuto a Firenze io l'avrei accompagnata in giro. Poi non è venuta mai, c'è stato quell'incontro. Poi non l'ho disegnato altre volte, ma l'ho disegnato attraverso la, come dire, le case cinematografiche. Però lei aveva detto, i manifesti fateli fare a mano. Tutti così. Qual è stata la star che, diciamo, l'ha colpita più di tutte, visto che ne ha conosciute veramente tantissime? Io devo dire, lei perché era vispa, la Marilyn perché era particolare, ma come donna bella, la Bagarde, era delle massime. Non c'è paragone, insomma. No, come donna, no. La Marilyn era bellina, vispa, moderna, e tutti le trovate, era la padrona. Era... non si può dire, ma insomma lei la definiscono, diciamo, un cartellonista in tutto e per tutto, ma lei non ha fatto solo cartellonista. Lei come si sente nella sua carriera? Ha completato secondo lei un percorso oppure c'è ancora un campeggio che deve ancora essere scoperto? No, ormai ho fatto quasi tutto, penso che fare cartellonista è un lavoro molto duro e difficile, e quando generalmente da pittori è detto quasi dispregio è un cartellonista, tanti ci sono provati, ci hanno battuto in muro, perché deve essere già agile di disegno, agile di idea, agile di pensare, che queste cose vanno stampate, sicché deve mettere in condizioni di facilitare la stampa e anche chi la guarda. E capito? In un manifesto va lasciato gli spazi per gli attori, per i siti, è tutta una costruzione. È come le parole in musica di una canzone, è la stessa cosa. Il manifesto è completo con le scritte, con i titoli e tutto il resto. Quello è il manifesto. Questi sono disegni soltanto. Le chiedo solo un'ultima cosa. La Fornace Pasquinucci, lei è venuta a esporre qua per la prima volta, come cosa le sembra di questo ambiente? Ci dia un parere. Parla con molta gioia agli amici, tanti, molti amici sono venuti,
si è detto è un posto meraviglioso, favoloso. Ho visto questi spazi, tanto sono ieri ero qui per vedere un po' come veniva la mostra, ma l'ho visto, sarebbe venuta bene, ma lo spazio, e poi c'è l'entusiasmo, siete persone brave.